Ora colorerò un mio disegno con gli acquarelli. In verità userò una tecnica mista, però inizierò con gli acquarelli. Il cartoncino è una carta pesante da acquarello, dove ho già disegnato un segno finito, tenendomi molto leggero, per poi dopo ripassarlo una volta che il colore si sarà asciugato. Sono partito in realtà da dei schizzi, dei sketch molto veloci, per dare anche un'impronta sia di colore e sia di segno. Dopodiché, dopo gli sketch, appunto, ho finito il disegno con una matita molto fine su questa carta qui. Iniziamo quindi a dare una prima stesura di acquerello. In questo caso uso degli acquerelli extra fine, dove ho già qui una serie di gradazioni. Io chiaramente andrò su un rosa carne. Tentando quindi un'accoppiata di vari colori. Chiaramente per questo tipo di acquerello si predilige una carta molto pesante e chiaramente predisposta all'acquerello. In questo caso il foglio non l'ho fermato con lo scotch in tiraggio perché la parte da disegnare non è così rilevante e quindi posso supportare l'avanzamento e l'avallamento dell'acqua che si formerà pian piano. Cerco di ottenere rosa carne chiaramente usando i tre colori, dal rosso al giallo e chiaramente con la presenza del bianco. Per questo tipo di rosa, che diciamo è mirato a un personaggio o comunque sia un disegno da realizzare non strettamente realistico, è buona norma fare un po' di scorta di colore per non rimanere poi nel momento cruciale con il rosa finito e doverlo rifare. Quando ho ottenuto un rosa decente, inizio a passare le prime velature. Di solito do una bagnata con l'acqua all'inizio e rendo la campitura comunque non asciutta. Questo chiaramente perché l'acquarello andrà a depositarsi e a sfumarsi, ad alleggerirsi, quindi c'è un maggior controllo del pennello nell'eseguire la campitura vera e propria. E di solito me la faccio pezzetto per pezzetto, cioè diciamo a parti separati. Non è che bagno tutto il foglio, ma mi prendo una parte che desidero iniziare a colorare e la rendo chiaramente un po' bagnata. Già metto una seconda campitura per fissare, diciamo, le parti che so che voglio fare più scure. Ma comunque siamo ancora in una fase iniziale, che asciugandosi si vedrà molto meno. Anche qui per qualsiasi parte che devo iniziare a colorare do una bagnatina per dargli una campitura molto più leggera in questo caso e impedisco comunque all'acquerello di fissarsi subito e quindi c'ho la possibilità di modificarlo in continuazione. Sto usando un pennello diciamo anche abbastanza grande per questo tipo di particolari, però mi permette comunque di andare veloce e posso continuare con questo qui. Un pennello 6 effettivamente abbastanza grande per delle parti così piccole. Probabilmente delle cose da evitare, ecco, potrebbero essere il fatto di non bagnare magari la carta e di usare l'acquarello come un qualsiasi marker o colore, diciamo, a secco. Questo ti impedirebbe il processo di rimodifica del colore stesso. Però esistono chiaramente tecniche diverse, con diversi effetti, con diversi risultati poi finali. E poi ogni tanto ci rivado nelle stesse parti che inizio a dargli comunque una seconda tonalità, anche per avere poi l'effetto totale di come dovrà avvenire. Diciamo che per adesso vado molto con l'intuito
e non seguendo, diciamo, una documentazione più dettagliata. Per questo tipo di disegno con l'acquarello sono stato, diciamo, un po' più attento nell'inchiostrazione, a non usare delle matite o comunque un segno troppo forte, troppo evidente. Questo perché l'acquarello potrebbe comunque portarsi via la grafite della matita. Quindi ho usato una mina molto fine, cercando di non calcare troppo. È bene tenersi più leggeri possibile, perché l'acquarello potrebbe comunque impastarsi con la grafite, magari creare degli effetti non voluti. Poi magari a disegno finito ci riandrò sicuramente con una matita con una 2B che abbia, insomma, un segno più forte, più nero. E anche qui la bellezza dell'acquarello e di questo tipo di carta ti permette comunque di ripassare più volte e ad avere sempre un segno più spesso. Il pennello chiaramente è fondamentale, nel senso che è fondamentale che il pennello non si apra mai a coda di rondine, che è un po' l'incubo di tutti noi, perché arrivati a un certo momento di usura i pennelli decretano la loro fine e ce lo fanno capire aprendosi a coda di rondine. E questo è un po' l'incubo, perché mentre passi il colore praticamente ti ritrovi due segni. La gioia di ogni disegnatore fumettista è quella di avere sempre prodotti nuovi, perché comunque sia subiscono l'usura del tempo e anche velocemente. Dopo questa prima parte di rosa mi dedicherò ad altre, tipo i capelli potremmo fare. Non ho cambiato pennello per motivi di tempo, perché poi in realtà questa misura ti permette sia delle campiture un po' più grandi, medie, che anche delle parti piccole, proprio perché il pennello è nuovo e quindi ha una punta abbastanza rigida che comunque tiene nelle parti più piccole. Ora, per quanto riguarda i capelli, pensavo di rendere la superficie un po' più bagnata e poi creare un colore che in questo caso per me sarà sempre un blu scuro. Ovvero un tipo di colore innaturale, ma che nei fumetti e nell'immaginario delle pin-up è sempre molto presente. Come prima stesura passo una tonalità chiara, media, ma dopo lo andrò a scurire completamente con un blu più scuro, quasi nero. Però mi serve per far vedere poi i riflessi, diciamo, più chiari. Qui, oltre al blu che ho usato, aggiungo anche del nero per dare le parti un po' più scure. A questo punto, mentre facciamo asciugare la parte dei capelli, si è mischiata molto tra i due azzurri, si ripulisce il pennello e pensavo di passare un grigio per la tutina, però utilizzando dei pennarelli alcolici, anche perché il tipo di cartoncino reagisce molto bene anche a questi pennarelli, cercandone magari uno più freddo e chiaro possibile. La scelta di questi pennarelli è più che altro per una resa molto, diciamo, istantanea del tipo di colore che avevo in mente, ovvero un argento leggero, un colore freddo. E il tipo di assorbimento che hanno sulla carta è notevole, perché ti permette appunto dei ripassi continui sulla carta. Pensavo appunto di utilizzare una tecnica mista, ovvero usando varie forme di colore su questo disegno. Questo me lo permette l'ottimo materiale a disposizione, ovvero questo tipo di carta molto pesante da acquerello, da
300 grammi, 100% cotone, che ti permette dei ripassi continui non solo di acquerello, ma anche di pennarelli a base alcolica o comunque un ripasso anche di inchiostrazione molto fine. E da come vedo c'è un'ottima fusione dei due materiali artistici, ovvero pennarello alcolico e acquarello extra fine. Sono partito chiaramente usando un pennarello dalla tonalità chiara, questo perché mi consente di ripassare e aggiungere delle tonalità medie senza dover per forza cambiare ogni volta il pennarello, insistendo nelle parti che si vogliono scurire con un tipo di cartoncino così predisposto ti permette di andare a scurire. I pennarelli ad alcol hanno due punte, una a pennello che chiaramente è indicata per dei particolari oppure per dei segni diciamo più istintivi, più gestuali, e l'altra a scalpello per delle campiture diciamo più grandi. Ora usando questa qui a pennello chiaramente mi permette dei segni diciamo più piccoli. Pensavo a questo punto, dopo aver passato le prime campiture, di andare a rifinire quello che prima avevo definito una sorta di inchiostrazione o comunque una rifinitura del disegno. E qui è sufficiente comunque una matita fine, molto fina. Inizio già anche a mettere delle prime parti che so che andranno completamente scure, lo faccio direttamente con la matita, perché tanto mi dà quel segno nero che non è acquarellabile ma comunque è sfumabile e si integra perfettamente con l'acquerello. Questa è una micromina, una B, che è sufficiente per il momento in cui calchi un po' di più questo tipo di carta, ti dà il segno bello nero grasso, che è quello di cui ho bisogno in questo momento, se non altro per riuscire a far emergere il disegno. Io non uso solo l'acquarello, ma in realtà tendo un po' a fondere svariati materiali, generando quindi diciamo una sorta di tecnica mista che mi permette comunque di avere un finale illustrativo che mi soddisfi. Questo appunto non fermandomi all'acquarello, che comunque richiede tempo e modalità notevoli. Io credo che con questo tipo di illustrazione diciamo è sufficiente una prima stesura che dia il senso della grana del colore proprio tipica dell'acquarello, che però non arrivi a livelli appunto super realistici o comunque troppo pittorici, perché quello che io avevo in mente è di fare comunque un'illustrazione che sia e rimanga molto fumettistica. Quindi una prima stesura di acquarello potrebbe essere sufficiente per poi continuare con altre tecniche, come in questo caso appunto un'inchiostrazione poi a matita. E adesso sento proprio il bisogno di inchiostrarla o comunque sia di tirare fuori l'anatomia, comunque la posa, la posizione della ragazza in maniera molto più netta. E questo mi permette magari di avere successivamente l'idea diciamo più chiara su come andare a definire poi le parti conclusive dell'illustrazione, che possono essere appunto dei piccoli riflessi di luce oppure delle parti ancora più scure, laddove non fossi soddisfatto della tonalità usata fino adesso. Anche questo tipo di matita mi piace se non altro per la grana che si fissa sul foglio nel momento in cui viene passata. In alcune parti mi fermo solo al filo diciamo esterno dell'inchiostrazione, perché probabilmente ci riandrò all'interno con qualche colore. Non vorrei poi che la grafite mi facesse ripagare il tributo sporcando l'interno del colore. Pensavo ora, dato che non ho più intenzione di continuare ad aggiungere colore nella carne, posso finire il rossetto, ovvero la bocca. Uso chiaramente un pennello più piccolo adesso, perché con tutta la buona volontà il pennello di prima non mi farebbe entrare nei particolari che voglio curare adesso. Lo prendo puro dalla scatola dell'acquarello, perché comunque sia è una piccolissima parte, però andremo direttamente a passare il rosso quasi puro. Usando un semplice blu di Prussia abbiamo colorato gli occhi della ragazza. A questo punto io metterei solo più nero il colore dei suoi capelli e stiamo già a un buon punto.
devo tornare su alcuni punti, chiaramente laddove non sono e non mi sento soddisfatto. Questo comunque te lo permette sempre, ed è un consiglio sincero, grazie al tipo di materiale usato. Questo tipo di materiale permette appunto un ritorno più studiato. Se all'inizio è stato dato comunque una mano a livello solo di impostazione, con questo tipo di materiale, questo tipo di cartoncino di alta qualità per acquarello, consente un ritorno spassionato, senza paura, che ti permette di andare a chiudere delle parti magari che ti erano lasciate insoddisfatto. Sono ritornato appunto sulla parte dei capelli, lasciandola chiaramente asciugare in un primo tempo, perché mi ero accorto che passando svariate campiture di blu scuro, anche col nero, non riuscivo a ottenere questo tipo di effetto che è tipico dell'acquarello, che ti dà quella sensazione di sfumatura continua, mentre prima era molto più impastato. Questo perché avevo aggiunto probabilmente anche troppa acqua nel foglio, comunque c'era un tentativo di imbarcamento del foglio. Non avendolo comunque fissato, si era formato questo tipo di particolare processo. Ma noi abbiamo atteso, lasciato asciugare, dopodiché, come vedete, ci si può ritornare e passare tutte le campiture che si vuole. Io continuo a insistere comunque con il celeste e con il blu, ma questo tipo di acquarello extra fine permette un mix con altri colori che è notevole. A me interessava solo questo per adesso, proprio perché vedevo, diciamo, l'immagine con pochi colori base, senza intercedere magari più a sfumature complesse. La mia idea di colorazione con questa tecnica mista comunque è un tipo di tecnica volta anche all'istinto e alla velocità, nel senso che non vado a perderci poi troppo nei particolari e nel tempo. Mi piace vedere l'effetto, diciamo, che viene alla prima. Pensavo di aggiungere al pennarello precedente anche dei tocchi di acquarello, perché la magia appunto di questo tipo di acquarello è quella anche di andare sopra ad altri materiali e comportarsi sempre da acquarello, cioè ovvero rimanere sempre sfumabile. Questa cosa è possibile chiaramente grazie alla concentrazione perfetta di questi pigmenti contenuti in questi acquarelli di alta qualità. Sto andando infatti sopra a dei pennarelli alcolici e a della matita abbastanza grassa. Tutto ciò mi permette comunque di poter disegnare sopra e sfumare, comportandosi esattamente come prima, ovvero come acquarello sfumabile, totalmente sfumabile. Siamo nella fase un po' di rifinitura. Sto rifinendo delle parti che voglio accentuare come scuro per dare un po' più di tridimensionalità, ma poche cose, perché può già andar bene così. Quindi sono piccole rifiniture. Anche stavolta il tipo di acquarello non delude e ci permette di usare delle parti più scure e comunque sia scioglierle subito nel momento in cui non è soddisfatto o comunque le vuole lasciare più sfumate. Continuo ad aggiungere delle parti più scure e poi ad alleggerirle, perché chiaramente mi deve dare l'effetto sfumato. Questo con lo stesso rosa con cui avevo iniziato, però, diciamo, portandolo con più materia. Aumento adesso la gradazione del rosa, proprio perché mi trovano, diciamo, nella parte finale, ed hai comunque una visione più totale di quanto poter aumentare il volume della luce o del colore rispetto a prima. Quindi secondo me è fondamentale crearsi comunque una base, diciamo, di rosa dove iniziare praticamente a ragionare su dove accelerare il processo di chiaroscuro, senza invece partire subito con le parti più chiare e più scure, ma arrivarci, diciamo, a gradazioni.
anche qua l'uso della punta brush del pennarello aiuta perché ti dà maggior controllo di precisione. Inizio lo sfondo utilizzando tre colori, sono orientato sempre su di blu, quindi pensavo di andare su un ceruleo, cobalto, un prussia e finire anche il ventaglio di colori per lo sfondo con lo smeraldo. Sono quattro, quindi ho già bagnato il foglio, quindi dovrei già trovarlo comunque in condizioni di poter passare un colore che rimanga abbastanza omogeneo con un pennello chiaramente stavolta più grande. Io pensavo di passare comunque un colore più chiaro alla base e poi fare delle striature, delle variazioni con quest'altri blu. Chiaramente mi avvicino alla figura ma senza andarla a toccare, perché comunque abbiamo passato colori che sono sempre riprendibili con l'acqua, mentre la matita dovrebbe rimanere ferma anche se il pennello dovesse andare bagnato con un colore, dovesse toccarla. Infatti è così, quindi la reazione della matita è buona. Bisognerebbe però attendere che si asciughi almeno questa prima parte, quindi nel frattempo noi, per andare avanti, pensavo di fare dei ritocchi con del bianco, sempre di natura acquarellabile. Questo bianco mi permette di amalgamare comunque sia il tessuto del pennarello, volendo, e dare dei colpi di luce nella parte acquarellabile. Quello che volevo provare subito è quello di dare una messa a punto ai capelli. Qui rifinisco un po' le parti più chiare assicurandomi che ci sia appunto la parte più luminosa sia bianca, sempre con questo acquarello in pasta. Volevo vedere l'effetto anche della tuta passando una gradazione diciamo più bianca, ammorbidendo i toni. Sto usando quindi questo bianco di Cina, è sempre acquarello ma non è più in pasticche come questo che stavo utilizzando, perché lo vedo più coprente rispetto a un acquarello che si scioglie in pasticche. Nel frattempo faccio anche altri esperimenti, nel senso che possiamo comunque unire il bianco di Cina, che è molto più sostanzioso rispetto all'altro bianco, con il nero, sempre acquarello, e otterremo dei colori quasi glittering, comunque più pastosi, che potrebbero fare il caso nostro. Mischio anche del giallo sempre con questo bianco di Cina che promette bene, per tentare un'altra sfumatura sopra al pennarello, stavolta di bianco e giallino, per dare una fonte di luce. Passiamo alla fase finale distribuendo un'altra tonalità allo smeraldo del fondo. Sono ancora velature molto leggere per far sì di avere un controllo maggiore del colore una volta posatosi. Qui immaginavo un fondo chiaramente con delle striature di blu comunque non troppo sfumate, e questo è anche facilmente ottenibile riuscendo a passare appunto l'acquarello in maniera più omogenea, perché la natura proprio di questo tipo di acquarello ti permette anche un tipo di colore più omogeneo. A me non dispiace comunque lasciare sempre una base un po' più forte di tonalità, facendo sentire maggiormente che il tipo di tecnica è sempre l'acquarello. Io aggiungo il cobalto, ma tanto per dare una gradazione un po' più vivace, diciamo, al fondo che è molto pastello.